Gli ultimi episodi di criminalità che hanno colpito la nostra provincia suscitano non poche domande, alle quali però non è facile dare una risposta. Se poi a questo colleghiamo anche un così alto numero di amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni mafiose, allora sorge logico riflettere sul consenso che potrebbe avere l 'ndrangheta tra la popolazione. A farlo l'associazione condivisa presieduta da Lia Staropoli, il movimento Ammazzateci Tutti, che all'auditorium della scuola di polizia di Vibo Valentia hanno voluto riunire le forze dell'ordine e i magistrati per cercare di far riflettere i giovani su questa problematica che, alla fine, porta ad alimentare il potere che la criminalità ha sulla popolazione. Dalla sua esperienza personale, tragica, diciamo, secondo lei l''ndrangheta ha consenso in questa regione, in questa terra? Sì, ne ha molto, perché vive sui silenzi, della popolazione, vive sulla, ancora, mancata capacità di reagire ai soprusi, all'estorsione, alla cultura mafiosa che ci vuole, tenere prigionieri. La chiave sono le nuove generazioni. Le nuove generazioni hanno la possibilità di rompere il muro del silenzio e reagire contro questo sistema che vorrebbe imprigionarli. Solo loro potranno veramente liberare questo territorio. I suoi nipoti, i figli di sua sorella Maria, che ancora adesso non si sa dove sia finita, che impatto trovano tra i loro coetanei, tra i loro compagni di scuola? Hanno avuto solidarietà? Hanno avuto invece parole poco carine nei loro confronti? Beh, sia i miei nipoti che tutta la mia famiglia abbiamo avuto sia delle dimostrazioni di solidarietà importanti da amici, parenti e da parte delle istituzioni, ma anche ci sono state circostanze in cui amici, parenti e istituzioni sono stati non solo assenti, ma veramente ci hanno girato le spalle. Cosa si può fare soprattutto nei confronti delle istituzioni che in certi momenti, quelli cruciali, girano le spalle a chi è vittima della criminalità organizzata? Beh, io mi riferisco esattamente i rappresentanti del popolo del comune di Limbadi e di Laureana di Borrello. Beh, sono stati tutti e due sciolti per infiltrazioni mafiose i comuni. È stato già fatto. Lei spera ancora di trovare almeno il corpo di sua sorella? Io spero innanzitutto di trovare la verità su mia sorella e di trovare un corpo, sì, dove andare e mettere un fiore. Troverete mai pace? Nella sua carriera, un magistrato antimafia innanzitutto dovrebbe conoscere il tessuto sociale nel quale opera la criminalità per poter mettere in campo le migliori strategie e assicurare alla giustizia i criminali. Non bisogna essere presuntuosi, ma ammettere che può capitare che la criminalità riesca a prendere piede in un luogo piuttosto che in un altro, perché lo Stato, la società, lasciano aperti degli spiragli in cui è facile insinuarsi e creare il maggior numero di danni. E a questa amara verità che è giunta Marisa Manzini, magistrato antimafia esperto, che ha sempre lottato contro la criminalità e soprattutto ha cercato di cambiare la mentalità di chi non è ancora corrotto in maniera irrimediabile. È chiaro che se c'è consenso bisogna comprendere il motivo per cui la gente acconsente alla presenza di un'organizzazione che poi è un'organizzazione che non rispetta la dignità dell'uomo e quindi sembrerebbe essere un controsenso accettare chi non rispetta l'uomo, non rispetta la dignità propria. E quindi bisogna ovviamente trovarne la motivazione. Io temo, che la motivazione sia proprio questa, l'inserimento dell''ndrangheta in punti, di quella rete un po' smagliata in cui lo Stato non riesce ad entrare. C'è la necessità di questa consapevolezza, però, perché, come dicevo, bisogna comprendere che l''ndrangheta non è un'emergenza e non va trattata come tale. Quindi, una volta che si comprende che fa parte della società e quindi riesce a sopperire a quei problemi che la gente ha quotidianamente, ecco che a quel punto si riesce probabilmente da parte dello Stato, mettendo la lotta all''ndrangheta al primo posto e quindi considerandolo una priorità, ad intervenire per consentire alla gente di avere più fiducia nello Stato. Lei è tanti anni che agisce in quest'ambito.
È cambiato qualcosa? Sicuramente. Io sono in Calabria ormai dall'anno 93 e quello che posso dire essere cambiato sicuramente è l'apertura delle scuole alle istituzioni, che consente ovviamente ai ragazzi di prendere coscienza e consapevolezza di quello che li circonda, consente alle istituzioni di farsi riconoscere e di far conoscere quella che è l'attività che compiono e probabilmente avvicinando le istituzioni ai ragazzi si riesce anche a dare quei momenti di criticità, di capacità di critica che possono essere l'inizio di una seria lotta a quelli che sono i disvalori mafiosi. Una domanda un po' personale. Lei a volte nella sua attività di magistrato si trova un po' con le mani legate? Il rispetto delle norme è fondamentale per tutti, quindi è chiaro che il magistrato deve applicare la legge e deve avere la coscienza che quello è il suo lavoro. Non c'è dubbio che poi ci può essere anche una capacità da parte di chi opera quotidianamente di far comprendere alle istituzioni che hanno altri compiti, che hanno compiti di legiferare, dove sono i momenti più critici su cui intervenire. Quindi direi le mani legate no, nel momento in cui io so che quello è il mio compito. La necessità però di in qualche modo intervenire per far capire dove stanno le situazioni su cui è possibile operare, allora sì, certamente.